Curavita ragazzi, benvenuti su Baldur's Gate 3. Oggi faremo un video leggermente diverso, quindi usciremo da quello che è la serie normale. Quindi abbandoniamo un secondo la main quest per andare a prenderci un'arma leggendaria, che è fortissima. Ho già avuto il piacere di provarla con un altro personaggio che ho in una partita che gioco io per i cavoli miei, e merita. Allora, intanto, dove siamo? Prima cosa. Siamo nel passo montagnoso, qua nella passamontana. Cosa vuol dire? Che noi andiamo al villaggio in rovina, andiamo fino su a passare il ponte e ci troviamo qua. La zona si chiama esattamente Colline Trielta. E basicamente, se non erro, sarebbe andare all'atto 2 del gioco. Quindi se avete missioni tipo il boschetto smeraldo, qualsiasi cosa, fatele prima, perché sennò automaticamente completa come sia che sia andata. Non vi conviene a sto punto, quindi cercate di fare almeno il minimo, o forse farlo prima, non lo so. Sarebbe da provare. Comunque, venite fino qua, andiamo al teleport, poi scendiamo, ci troviamo questa levetta qua. È un 15 più o meno di forza, per farla girare entriamo. E adesso con calma vi faccio vedere quest'arma che merita. Merita veramente ogni sforzo. Ci vorrà magari una... Ragazzi, dentro? Ci vorrà magari una mezz'oretta più o meno per ottenerla. Però fidatevi ragazzi, che se avete una un personaggio che può usare una mazza, in particolare questa si chiama la mazza di La Thunder, è... pesta come, guarda, pesta tanto. È abbastanza infastidita. Comunque, una volta che scendiamo qui, ci troviamo qua. Vediamo un attimo che mi devo anch'io capire. Se non erro, mi sono già perso. No, 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 aspetta. Scusatemi, ma l'ho fatto poco fa, ma non me lo ricordo tutto. Scendere, dovevamo scendere. Ah, dall'altra parte. Ok, scendiamo giù. Infatti mi sembrava che qualcosa non tornava. E certe parti, ragazzi, le taglierò per non farvi vedere tipo dei combattimenti. Ce ne sono un paio di combattimenti. E abbastanza, non voglio dire complicati, abbordabili comunque. Ricordatevi che comunque questa è una zona che saranno tutti più o meno livello 5/6. Quindi vabbè, e nel mio caso sono già a quel livello lì, però state attenti, ecco. Comunque, molto semplicemente, arriviamo qua, ci troviamo questo teleport e qua c'è la radice. Andiamo su dalla radice. Dopo non sbagliamo neanche se vogliamo. Una volta che andiamo su, saltiamo dall'altra parte. Ci troveremo una barricata, noi gli spariamo. Allora, qua dentro è dove c'è il primo combattimento. Allora, dicevo, si rompe la barricata. Allora, qua dentro ci sarà il primo combattimento. Sono questi... entro per farvelo vedere. Sono dei mostriciattoli che sono qui dentro. E non usate magia, quindi mi raccomando uccidetele a spadate o archi, perché sennò diventano veramente pesanti. Cambiami al personaggio. Quindi, eccoli, quelli lì. Quindi io adesso faccio un piccolo taglio qua, ragazzi, li uccido e poi vi faccio vedere come proseguiamo. Quindi datemi un attimo e ci vediamo subito. E molto bene, ragazzi. Dopo aver fatto il combattimento, come vi ho detto, abbastanza semplice, nulla di che, andiamo avanti. Adesso vi faccio vedere il prossimo step. Ce ne sono un po' di step, nulla di troppo complicato. Ignorate tutto quello che c'è sotto, sopra, non state lì a preoccuparvi, veramente. Allora, il primo step che dobbiamo fare è trovare delle armi. Adesso vi faccio vedere, mi devo anch'io ricordare dove cazzo è. Se non erro è di qua. Esatto, è di qua. Allora, venite di qua. Non so cosa sto facendo, ma ok. Ok, qua, esattamente qua. Allora, arrivanti qua, facciamo un bel... ma giusto così. Ve lo faccio. Non serve che li leggiate tutti, ve li potete leggere con calma. Vedete, c'è già una spada. Dobbiamo trovare altre tre armi. Dove sono? Nessun problema. Allora, la prima. Vedete che questa finestra è rotta? Bene. Approfittiamo e ci saltiamo.
Facciamo un bel saltino così. Uepa! Non era questa? Sì che è questa. Sono stronzo, ho sbagliato finestra. Scherzavo, era quella là. Ah, la finestra è questa, scusate. Salta. Esattamente, questa è la finestra. Dobbiamo entrare qua dentro. Dobbiamo combattere con questa armatura. Lei c'ha la prima. Quindi andiamo. Dovrebbe essere un combattimento abbastanza semplice. Comunque nel peggior dei casi, ragazzi, adesso io lo taglio giusto per non farvelo vedere. Quindi direi che ci vediamo appena lo uccido. Quindi datemi un secondo e ci vediamo a breve. Bene ragazzi, rieccoci qua. Allora, lo uccidete, è abbastanza semplice. Vedete qua, prima arma presa. Già che c'è un forziere, perché no? Ci prendiamo tutto, che noi abbiamo questa abilità. Adesso semplicemente si torna indietro. E vi faccio vedere l'altra arma, dov'è? Semplice. Nulla di che, alla fine. Abbastanza semplice da trovare. La rottura di palle è un po'... sono un po' gli step successivi, ma perché... ci sono delle conversazioni in mezzo che io vi... adesso vi farò vedere. Che sarebbe meglio salvare, giusto per assicurarsi di superarle. Perché visto che comunque ci saranno parti di storia, l'idea è non rovinarsela la storia. Visto che questo è solo per prendere l'arma e poi si tornerà quando si dovrà tornare. Allora, questo... siamo saliti da questa finestra. Adesso torniamo indietro. Quindi ci troviamo qua. Saltiamo di là. Quindi facciamo... scusate, ho le gambe corte. Saltiamo di qua. Quindi facciamo un bel saltino. Qua c'è una bella radice. Andiamo su. Adesso faccio alt così lo vedete. Il martello da guerra è lì dentro. Adesso dobbiamo prenderlo. Loro saranno un po' aggressivi. Non saranno molto d'accordo con noi toccarlo. Vediamo se riusciamo a venirne fuori in un modo pulito. 18 dici? Sono tantini 18, eh. Ci crediamo. Ok. Allora, più che altro loro lanciano cose e potrebbero... dove va? Quello succede quando c'hai dei personaggi stronzi che sono nella tua squadra, ok? Comunque, ucciderli sono da uccidere. Avrei preferito non avere un personaggio stronzo che gioca con me, perché questo è una stronzata. Ma va bene così. Allora ragazzi, uccido al volo le aquile e arrivo. Molto bene ragazzi, allora abbiamo preso tutto quello che dovevamo prendere. Controlliamo giusto per essere sicuri, ce l'ha lei se non erro. Martello da guerra, li diamo tutti a Poldo per essere sicuri. Scendiamo. E adesso prendiamo il terzo che è il più semplice, per fortuna. Le aquile sono sempre un po' incazzate quando ti vedono. Allora, se non sbaglio, dovrebbe essere da questa porta. Allora, facciamo un saltino birichino qui. Andiamo tutti. Giusto per... facciamo un bel save game. Apri la porta. Allora, vedete che adesso qua si scende. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scendere. Quindi arriviamo fino a qua. Ricordatevi la strada, perché poi ci servirà di nuovo questa strada per fare i step successivi. Quindi noi dobbiamo andare qua sopra. Quindi andiamo direttamente così, senza grossi problemi. Andiamo su, 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 su. Qua c'è una cosa che... un mucchio di sporcizia. Noi scaviamo senza grossi problemi. Aha. Leopoldo va a prendersi l'arma, che sembra non sia niente, ma è questa comunque, anche se non sembra. Si torna indietro. Adesso andiamo a posizionarle. Potrei metterci un po' perché non mi ricordo la posizione, ma quella penso che si possa scoprire. Luta qua? Questo prendilo. Allora, adesso si torna indietro. Quindi, dove abbiamo visto... la strada
di prima, dove c'erano, dove c'era il piedistalli dove mettere le armi, adesso le armi le abbiamo, quindi andiamo a inserirle. Poi si scende da qua, da dove c'è quella statua. Sono step un po' complicati, ma fidatevi ragazzi, una volta che avrete quell'arma lì mi ringrazierete. E anche i vostri personaggi, perché ammazzerete tutto molto più semplicemente. Ovviamente è una scelta vostra. Vi state un po' rovinando il gioco? No, ve lo state semplificando alla fine, no? Allora, se non erro, ragazzi, adesso la spada davanti, a destra va il martello, se non sbaglio, perché l'ultima volta ci ho messo un po' a capirlo, dov'è il martello? No, mi sa che non è il martello, vero? Ma c'è scritto probabilmente, sono solo imbecille, vero? Maestro dell'alba. Che non sia l'ascia. No, era... Ok. Allora eravamo giusti, è il martello. È il martello, quindi martello. Dietro il martello, quindi qua dove c'è la finestra rotta, se non sbaglio, la mazza. Perfetto. E giustamente di là l'ascia. Succedono cose. Aha, andiamo a aprire la borsa. E questo è solo perché ci serve questo, lo stemma del maestro dell'alba, se no non riusciamo a fare nulla. Una volta fatto questo, ragazzi, cosa succede? Per chi lo vuole leggere, si torna indietro. Trovare il sangue della Thunder. Si abilita la missione, che sarà l'arma che noi avremo. Rotta, tra l'altro. Ma quello l'avevo già detto. Allora, ragazzi, adesso torniamo un attimo indietro. Vi faccio vedere la strada che dobbiamo fare. Adesso iniziano un po' i problemi, tra virgolette. Ma non perché ci siano dei combattimenti, perché mi raccomando, i combattimenti sono, penso, il minimo dei nostri problemi adesso. È che ci sono delle conversazioni che la speranza è che vadano bene e quindi salvate spesso, perché primo, perché non volete parlare con troppe persone, e secondo, volete uscirne via il più veloce possibile. Voi volete solo andare a prendervi l'arma e non sapere altro e salutare tutti. Fare amicizia un altro giorno. Ok, una volta che scendiamo, ragazzi, andiamo giù. La statua qua, c'è una statua che parla. La vedrete, la sentirete. Eccola lì. Noi ce ne freghiamo palesemente della statua, di quel cazzo che ha da dire. Dopo non ce ne frega niente di lei. Scendiamo. Ci troviamo questa porta, questa barriera qua da dover buttare giù. Approfittiamo le abilità dei nostri compagni e la buttiamo giù come possiamo. Una volta buttata giù, attraverseremo la porta, al buco. Andiamo verso questa porta qui. La apriamo. Adesso, ragazzi, facciamo una bella salvatina qui, giusto per, non per altro. Dobbiamo andare giù da quelle scale. Non ci dovrebbero essere nemici, quindi siete abbastanza tranquilli. Quello che succede qua a noi ce ne frega relativamente poco. L'unica cosa che, se vi interessa, vediamo se lo trovo. Spada lunga Ghigliacchi, se vi interessa, qua c'è una spada abbastanza decente. Se non avete un'arma migliore da dare a lei, dovrebbe essere meglio di qualsiasi altra cosa che potreste dargli per il momento. Se no avreste preso quella del fuoco, ma siete stronzi come me, non l'avete fatto. Quella è in più, è solo perché mi serviva un'arma in più per aiutarci a noi. Comunque vedete, fa danni radiosi, è una spada lunga. Scendiamo. Io voglio Leopoldo. No, in realtà no, ci serve lei, effettivamente. Adesso inizia la parte di discorsi, di parlare. Perché una volta scesi qua, dobbiamo andare di qua. Quindi qua facciamo il nostro primo salvataggio, ragazzi, semplice qua così. Apriamo la porta. Ci saranno tutte queste persone qua che giustamente ci vedranno e vorranno dire che cazzo volete, no? Che cazzo volete da noi.
La fortuna è che presumo che lei, essendo della stessa specie, dovrebbe essere più facile. Allora, odiate io, però abbiamo bisogno del vostro aiuto. Permetti a Lazel di rispondere. Se parla lei, io vi consiglio di portarvela dietro proprio appunto perché parla lei. Qua è andata bene la prima conversazione. Ragazzi, salvate. Se avete lei, vi consiglio di farlo. È molto semplice. Adesso andiamo. Non parlate con nessuno se non volete spoilerarvi la storia, perché alla fine tutta questa zona qua è un po' più avanzata. Adesso, se non erro, è da questa parte di qua. Esatto, c'è il teleport, che è comunque importante avere, è comodo per dopo. Adesso scusate un secondo che mi devo ricordare, ma se non erro la porta è questa qui. Mentivo. La porta è questa qui, allora. Scusatemi, ma l'ho fatto una volta sola e non mi ricordo bene le porte. Dovrebbe essere questa, allora. Comunque dopo vi faccio vedere... Sì, è questa. Allora, qua succedono cose che ignoreremo. Tutti loro escono, ma ci ignoreranno. Entriamo. Adesso, vedete questa capitana qua? Dobbiamo rubargli quello che ci serve per mettere qua. One day I'll catch a break. Quindi separatevi dal gruppo, meglio andare con uno solo. E dobbiamo anche qua, ragazzi, salvate, perché se va male penso che ci voglia mettere le mani addosso lei. Questo è quello che vogliamo. Quello che volevamo l'abbiamo preso. Quindi, salviamo. Adesso lei ci parlerà, tipo, siete stati voi bastardi a rubare? Noi giustamente prova a ribattere per uscire da questa situazione. Persuasione, giustamente. Io ho un bardo, quindi mi aiuterò di questo potere che ho di bardo. Però vedete, se va male è finita. Caricate partita, perché se va male è finita veramente. Ed è meglio se fate i bravi. Cercate di caricare, giocate un po' con i loading screen. E così almeno siete tranquilli. Persuasione. Aggiungi bonus di terzo. Perfetto. Ci lascia passare tranquillamente. Salviamo qua di nuovo, ragazzi, come vi ho detto prima. Lei sarebbe meglio se se ne andasse, ma non dovrebbe rompere le palle. Apriamo questo. Prendiamo, spostate un attimo l'inventario, lo mettete qua, inserisci. Lui è felice, ci fa entrare, ci portiamo dietro tutta la banda Bazzotti. Bene, allora abbiamo quasi finito, la parte difficile vi direi che l'abbiamo finita. Abbastanza certo della cosa. Adesso cosa dobbiamo fare? Proseguiamo per questa strada. Fino al portone di ferro. Di nuovo io direi di salvare. Entrate. Ignorate qualsiasi persona che abbia qualcosa da dire con voi e andate direttamente qua dentro. Vedete che lui avrebbe qualcosa da dirti. Tu te ne freghi. Adesso dovete prendere questa statua qua, dovete muoverla e che guardi all'interno, quindi bene,
È stata più dura di quello che prevedessi, ragazzi. Ho dovuto caricare 7 volte semplicemente. Comunque, questa statua guarda il muro, quest'altra guarda dietro di voi. Si aprirà, entriamo. C'è un ultimo step da fare, semplice comunque, basta stare un attimo attenti. Vi apparirà la missione, perché giustamente il cuore, il sangue di La Thunder è qua dentro. Sono finiti i nemici, dobbiamo solo stare attenti con l'ultima cosa che adesso vi faccio vedere. Nulla di che comunque. Allora, qui, cosa facciamo? Prendiamo un'arma, spariamo. Distruggiamolo. Che è il campo di forza. Una volta sbloccato il campo di forza, io vi consiglio di separarvi. Andare uno alla volta, anche se ne basta uno in realtà. Perché dovete passare da qua dietro. È anche vero che gli altri non vi servono effettivamente. Quindi cosa fate? Andate qua. Qua si salta. In pratica gli andate dietro. Rompiamo la fonte d'energia. Adesso qua si fa un altro salvataggio. E dobbiamo disarmarlo. Dobbiamo disattivare questo. Lo disattiviamo. Non so perché ho fatto a nulla. Dobbiamo fare un 14. Almeno questa è andata bene. Questa si disattiverà. Una volta disattivata questa, cosa facciamo? Già che ci siamo, approfittiamo. Andiamo qua in fondo. Qua sotto, 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 lo vedete là? È l'altro campo di forza per questa porta. Quindi ci avviciniamo, gli spariamo e cerchiamo di buttarlo giù. Se siete stronzi come me ci metterete un po'. Comunque l'importante è uccidere. La porta si apre. Adesso pausa un secondo che riporto qua i miei compagni e poi ritorniamo. Perfetto, noi ci siamo riuniti. Andiamo a prenderci l'arma. Andiamo a prenderci il sangue di La Thunder. Se siete arrivati qua, ragazzi, ce l'avete fatta, è finita. L'arma è là. Prima di fare cazzate, perché è successo anche a me, non toccate l'arma. Andate sul pannello della stemma. Vi servirà la cosa che abbiamo. Siamo andati a prendere nel tempio. Vi servirà questo. No. Dove è finito adesso? Questo. Fate così. Inserisci. Ecco, serviti a voi ragazzi un bellissimo fresco sangue di La Thunder. Avete un'arma adesso che spacca i culi. Vi faccio anche vedere perché. Questa è l'arma. Non so se sono competente io per farvelo vedere. Lo sono. 4-12, ma con lui giustamente non è che brilla. Penso brilli forse con lei. Dov'è? Sei 14. Comunque, se vedete, bagliore solare è di livello 6 l'abilità che ha. Eccola qua. Dai 6 ai 48 danni radiosi, così una volta per riposo lungo. Direi che non fa neanche schifo. Quindi ragazzi, una volta che avete quest'arma qua, complimenti, avete una delle armi più forti del gioco. Quindi ci vediamo nella continuazione del video, sempre con le nostre, con la nostra serie. Se vi è piaciuto e vi è stato di aiuto, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e continueremo la serie adesso con quest'arma in nostro possesso che ci cambierà la vita. Quindi vi dedico con pura vita un bacione e ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao ciao!